Marcellino Bragagnolo, presidente Federcaccia di Annone Veneto. Voi domenica avete raccolto lungo il canale Magher, come cacciatori di Annone Veneto, diciamo quelli che le persone incivili buttano in acqua, buttano lungo gli argini. Ecco, a una settimana diciamo da questa raccolta, come può, qual è stata la sua impressione? Ma buongiorno a tutti, e diciamo che noi abbiamo raccolto assieme al comune di San Stino, i cacciatori di San Stino. San Stino ha fatto il Malgher, noi abbiamo fatto la zona di Anone con Loncon, la Triestina Bassa e altre zone del paese di Anone. Abbiamo trovato abbastanza casino, diciamo abbastanza immondizie, che ogni anno sono sempre uguali, non diminuiscono, quindi la gente proprio non so come mai, con tutte le differenziate, tutto quello che c'è, si continua a buttare, e noi continuiamo a fare la giornata ecologica, che non servirebbe a niente se ci fosse la civiltà che non le buttasse per le strade, per i fossi. Ecco, i cacciatori, non solo voi, ma abbiamo visto in tutti i posti, in tutti i paesi, si sono dati da fare per questa giornata ecologica. Segno evidente che tanti sono contro i cacciatori, contro la caccia, eccetera, invece voi siete per l'ambiente, non contro l'ambiente. Ma sai, i cacciatori sono visti in un modo un po'... I cacciatori da bar, no? Quelli da bar sono visti un po' così, ma il vero cacciatore è l'ambientalista che non sono gli altri, perché il cacciatore passa, vede, guarda, noi lo facciamo da 20 anni, la provincia di Venezia, tutta la provincia, tutta la Federcaccia di Venezia lavora per questa giornata. Possiamo dare una giornata sola, se fosse possibile ne daremo di più, ma siamo impegnati in tante altre cose come Federcaccia, e quindi abbiamo altre cose da fare, ma siamo sempre presenti sul territorio e al massimo sull'ambiente. Tanti dicono che è per una passione personale, non è vero, perché l'immondizia a noi, che ci sia o non ci sia, non ci fa niente per la nostra passione, è solo che vogliamo vedere un paese più pulito.